Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi parlo di una cosa che va sotto il nome di teoria dei giochi. La prenderò un po' lontana, però ci avvicineremo. Cercherò di astenermi assolutamente dal fare i conti e di entrare nel tecnico. Ovviamente, se qualcuno poi fosse interessato, me lo dice. Ho lasciato a questor Volpe e a Stefano un po' di materiale, posso anche fornirlo. Tra l'altro, è la mia email, potete tranquillamente scrivermi se qualcuno avesse delle domande. In ritardo, diciamo così. Va bene. Allora, la prima cosa da fare è chiedere cosa intendi per gioco, perché ovviamente la teoria dei giochi si occupa di alcune strutture particolari, ma sotto il nome dei giochi in matematica. L'idea è semplice, tutto sommato. Ci sono degli agenti, quelli che sono i giocatori, che hanno dei comportamenti prestabiliti dal fatto che il gioco ha delle regole. Questi comportamenti che loro tra i quali loro possono scegliere, hanno un genere sotto il nome di strategie, e uno ha un qualche obiettivo da raggiungere selezionando di volta in volta una strategia. Ovviamente l'obiettivo è di massimizzare un guadagno o qualcosa del genere, diciamo così, o di minimizzare una perdita, più o meno violente. Allora, i giochi si differenziano in molti tipi di giochi. Quelli di cui oggi vi parlo sono essenzialmente una classe ben definita. Sono, tanto a cominciare, dei giochi in cui i giocatori selezionano la loro strategia contemporaneamente, quindi hanno tutte le stesse informazioni, eseguono la mossa allo stesso modo oppure la eseguono anche in tempi diversi, però ognuno all'insaputa dell'altro, in modo che è come se giocassero, facessero la loro scelta contemporaneamente e avendo tutte le stesse informazioni. Praticamente, ad esempio, i giochi delle carte non è così: uno ha delle carte in mano, ma c'è uno che gioca prima dell'altro, e quindi il fatto che ci sia un certo ordine rende in alcuni giochi favorito il primo giocatore o il secondo giocatore a secondo delle regole, diciamo così. La seconda riga, appunto, per dire che l'ordine in cui si esegue la mossa spesso è importante. Per esempio, ci sono dei giochi in cui chi comincia a giocare vince automaticamente, come chi gioca per secondo vince, mentre invece giocare contemporaneamente, in un certo senso, rende il gioco non proprio più equo, ma dà delle informazioni diverse. In quello di cui parlo oggi mi restringerò a una classe specifica dei giochi, che sono, in cui ci sono soltanto due giocatori e soltanto due strategie per giocatore. E si chiamano giochi 2x2, no? È facile immaginare. Questi giochi sono, tra l'altro, non l'ho scritto qui esplicitamente, ma sono di tipo non cooperativo, nel senso in cui i giocatori contendono tra di loro qualche cosa, quindi non possono o non gli conviene mettersi d'accordo per fare qualche scelta insieme, anche se su questo discorso della cooperazione torneremo un po' sul finale, diciamo così. Vabbè, allora, per esempio molto, molto, molto semplice, ne vorrei fare un paio così giusto per chiarire qualche idea. Allora, pensavo per esempio di avere che ci siano due colleghi che non si sopportano l'uno con l'altro, quindi persone che magari vorrebbero, amerebbero farsi qualche dispetto. Però che cosa succede? Supponiamo anche che abbiano un progetto da realizzare insieme, in cui ognuno dei due è responsabile di una parte del progetto, e il progetto è concluso se tutti e due realizzano la loro parte. Allora, come possiamo modellizzare questo schema? Allora, vediamo un pochettino. Ho disegnato quella che si chiama in termini tecnici una matrice, in realtà una matrice con due entrate in ogni casella. Immaginare che questo qui è una struttura 2x2, qui ci sono le scelte di uno dei due giocatori, questa è una L, scusate, mi è scappata minuscola, ma sarebbe lavorare, N invece decide di non lavorare per qualche motivo, e analogamente qui c'è il secondo giocatore che anche lui ha le stesse scelte, lavorare o non lavorare, fare la sua parte o non farla. Allora, che cosa succede? Se per esempio un giocatore lavora e l'altro non lavora, teoricamente cosa succede? Che il giocatore che ha fatto la sua parte viene in qualche maniera premiato, mentre l'altro no. Quindi la seconda entrata matrice mi dice qual è l'esito del giocatore che ha messo qui di lato. Le due scelte sono qui in verticale. Invece le scelte del primo giocatore vedono il loro esito nella prima entrata di ogni casella. In particolare, se tutte e due lavorano, che cosa succede? Che il lavoro si realizza, viene completato il progetto e quindi c'è per esempio un bonus che il datore di lavoro elargisce a entrambi i giocatori. Quindi in questo caso, nonostante i due giocatori non si sopportino e si odino, hanno una certa convenienza a giocare, a collaborare. Un gioco di questo tipo,
è chiaro capire qual è la scelta giusta. Se guardate qual è le loro possibili scelte, sono o lavorare o non lavorare. Quando non lavorano, pensiamo ad esempio al giocatore numero uno, l'esito è sempre 0, mentre se lavora l'esito è o 2 o 1, quindi il giocatore A ha tutta la convenienza di lavorare, a prescindere di quello che fa il suo collega. Ugualmente il giocatore B, nel caso decida di non lavorare, avrà sempre uno 0, mentre invece nel caso decida di collaborare avrà un esito positivo, 2 o 1. Quindi che cosa succede? Che in ogni caso entrambi i giocatori, a prescindere dal discorso di simpatia o antipatia, decidono di lavorare perché hanno qualcosa in cambio di questo investimento. Il fatto poi che tutti e due, lavorando, guadagnino di più che se uno non lavora, farà sì che la scelta, la soluzione, la strategia ottimale per entrambi i giocatori è quella di lavorare, a prescindere dalle simpatie personali. E questo gioco quindi è semplice, nel senso è chiaro che entrambi i giocatori in una situazione del genere, ovviamente molto idealizzata, metteranno da parte le loro motivazioni personali e si impegneranno nella progettazione e nella risoluzione di questo progetto. Che cosa succede invece se il gioco è di tipo diverso? Per esempio, sono questi due giocatori che gettano un numero con la mano, quindi i numeri possibili sono da 0 a 5. E cosa succede? Che nel caso che la somma sia dispari vince uno dei due giocatori, nel caso la somma sia pari vince l'altra. È una variante del pari dispari che non è quella comunemente nota tra i bambini, diciamo così. Però cosa succede? Se voglio schematizzare in questa stessa maniera il gioco tramite una matrice come prima, cosa succede? Beh, nel caso che tutti e due i giocatori giocano pari o entrambi giocano dispari, vedete, l'esito è sempre lo stesso. Il primo giocatore, per esempio, perde, il secondo invece guadagna qualcosa. Nel caso in cui invece uno giochi pari e l'altro dispari, è il primo giocatore a guadagnare e il secondo a perderci. Quindi effettivamente di fatto questo gioco mi dice che entrambi i giocatori puntano qualcosa, uno, una qualche unità. E quello che succede è che questa puntata se la prende chi dei due vince. Quindi è chiaro che questo qui è un gioco puramente non cooperativo, nel senso entrambi lottano con il coltello contro l'altro, perché quello che perde uno guadagna l'altro. E quindi assolutamente non possono mettersi d'accordo. E tra l'altro qui non è nemmeno chiaro qual è la strategia migliore da giocare per qualcuno dei giocatori. Quindi effettivamente cosa succede? Questo secondo esempio vi fa vedere dei giochi in cui non è affatto chiaro cosa il giocatore debba fare. Dal punto di vista della matematica, questo qui potrebbe suggerire che la matematica non ha qualcosa da suggerire ai giocatori, è quello che vogliamo confutare con la discussione che andiamo per fare. Allora, andiamo un pochettino in astratto. In genere un gioco si rappresenta con queste matrici, come le ho chiamate prima. Tipicamente il giocatore A guadagna o perde, a secondo del segno del numero, diciamo così, la parte della matrice con la A. I due indici in basso indicano la posizione, il primo numero indica tipicamente la riga, riga 1, riga 2, il secondo numero indica la colonna, colonna 1, colonna 2. Le due strategie sono essenzialmente quelle che individuano la colonna e la riga. Quindi essenzialmente si può dire che il giocatore A sceglie la riga tra le quattro entrate, mentre il giocatore B sceglie la colonna. In questa maniera, con le loro scelte, le loro strategie, selezionano la coppia di numeri che saranno i loro esiti. Va benissimo. Ovviamente il primo giocatore becca la quantità A, il secondo A piccolo, il secondo la quantità B piccolo, e questo qui è il loro esito. Ovviamente possono guadagnare, perdere, guadagnare entrambi, perdere entrambi, a secondo del gioco e delle regole che il gioco segue. L'etica dei giochi si propone di tirar fuori, cioè dal punto di vista matematico, la migliore condotta per entrambi i giocatori, in modo che entrambi possano aspirare al meglio per loro, quindi o massimizzare il guadagno o minimizzare le perdite a secondo del punto di vista di cosa il gioco offre loro. Allora, il primo gioco che abbiamo visto, quello dei due colleghi che collaboravano, mostra un gioco molto semplice in cui è chiaro cosa entrambi i giocatori debbano fare. Il secondo gioco invece sembra non avere una soluzione. Allora, qual è l'idea? Un'idea che è uscita grosso modo tra gli anni 30 e gli anni 40 in matematica. L'idea che è uscita fuori è la seguente:
Tipicamente questi giochi uno pensa che li reitera, ad esempio quando gioca a pari dispari ci gioca più volte, non è che fa una botta secca e via. Quindi tipicamente si può pensare di scegliere una strategia nell'ambito delle probabilità. In che senso? Beh, ho due scelte, la strategia 1 e la strategia 2, e dico che faccio la mia scelta tra la 1 e la 2 tirando un dado, per esempio, o qualcosa del genere, con una certa probabilità. Questo tipo di strategie hanno un nome ben preciso. Quando uno decide di utilizzare sempre e solo la stessa tattica, pensando al gioco che si ripete, il gioco, questo tipo di strategia viene chiamata strategia pura, nel senso sceglierò sempre una riga, sempre una colonna a prescindere. Quando invece gioco in maniera probabilistica, viene chiamata una strategia mista. Allora, che cosa succede? A questo punto, avendo detto che voglio usare un po' di probabilità, devo richiamare due piccoli fatti di probabilità e li discutiamo molto rapidamente. Allora, se ho un certo evento che chiamo E, l'evento in questione sarebbe scelgo la colonna 1 o la colonna 2, o la riga 1 o la riga 2, a secondo di quale giocatore sto pensando di incarnare. Allora, se gioco una delle due scelte con una certa probabilità, per esempio lambda, mi raccomando, non l'ho scritto, ma essendo una probabilità è una percentuale, se prevedo, oppure se prevedo un numero tra 0 e 1, d'accordo? 1 è la certezza, 0 significa che quella scelta non viene mai eseguita, la probabilità 0 del bene. Perfetto. Avendo soltanto due scelte, se una scelta ha probabilità lambda, l'altra probabilità ha probabilità 1 meno lambda, semplicemente perché devo fare una delle due scelte. Quindi la somma delle due probabilità mi deve dare 1, perché è la certezza che ho fatto una scelta. Quindi questo qui è la prima regola che mi interessa. Se un evento ha probabilità lambda, l'altro evento ha probabilità 1 meno lambda. E sono tutti e due numeri compresi tra 0 e 1, visto che lambda è tra 0 e 1, anche 1 meno lambda sarà sempre tra 0 e 1. Cosa succede poi? Se ho due eventi, per esempio pensate che E è il giocatore A sceglie la riga 1, invece l'evento F è il giocatore B sceglie la riga, la colonna 2 per esempio. Le due scelte sono totalmente indipendenti, ognuno dei due giocatori la fa secondo il suo ragionamento, diciamo così, secondo una sua strategia. Le due cose sono indipendenti, perché abbiamo detto che i giochi sono non cooperativi, nel senso i giocatori non si mettono d'accordo, e che fanno la scelta contemporaneamente, quindi non si possono mettere d'accordo né vedere cosa fa l'altro e scegliere dopo che l'altro ha fatto la sua mossa. In questa maniera, siccome i due eventi si dice sono indipendenti, la probabilità che entrambi avvengano, che è la probabilità che succedano contemporaneamente E ed F, scritto in quella maniera un pochino impropria, è semplicemente il prodotto tra le due probabilità. Per esempio, se tirate, che ne so, una moneta testa o croce, poi la sapete che è 50-100 e 50-100. Se avete due monete, separatamente, quant'è la probabilità che escano due teste? Beh, un mezzo esce aperto, un mezzo esce l'altro, e un mezzo fa un quarto, e questo qui spiega perché è un quarto la probabilità che escano due teste. Va benissimo. Allora, adesso cosa succede? Riprendiamo il nostro gioco, quella prima dice, e facciamo delle considerazioni di carattere astratto. Scriverò delle formule, ma i conti non ci sono. Sono disponibili sulla mia pagina online, se qualcuno vuole andarseli a prendere, c'è un PDF in fondo legato al progetto delle ore scientifiche, potete scaricarlo e leggerlo con calma, lì i conti sono fatti per esteso. Va bene, allora abbiamo detto che abbiamo i due giocatori A e B e ognuno di loro ha due scelte. Allora chiameremo alfa la probabilità che A scelga 1, cioè la prima riga, e quindi di conseguenza la probabilità che scenda la seconda riga sarà 1 meno alfa. Questo perché o scegli una riga o l'altra riga, non ci sono alternative. Analogamente il giocatore B sceglierà la prima colonna con probabilità B e la seconda colonna con probabilità 1 meno beta. Va benissimo. Allora, che cosa succede a questo punto? Allora, posso calcolarmi un pochettino il guadagno che mi aspetto di avere, o meglio, che si aspetta di avere un giocatore. Allora, cosa può aspettarsi il giocatore A di guadagnare? Allora, può guadagnare A1-1, cioè il caso in cui entrambi i giocatori scelgono la riga e la colonna 1, con probabilità alfa per beta. Perché le due scelte sono due eventi indipendenti, quindi la probabilità che esca questo esito è il prodotto delle due probabilità. La probabilità che la scelta sia A1-2, che l'esito sia A1-2, dipende dalla probabilità con cui A gioca la riga 1 e la probabilità con cui il giocatore B sceglierà la colonna 2.
quindi alfa per 1 meno beta. Qui il discorso è attento lo stesso, cioè il giocatore A deve scegliere la seconda riga e quindi la probabilità è 1 meno alfa, mentre il giocatore B deve scegliere la prima colonna e quindi la probabilità è beta. L'ultimo esito, l'entrata A22, uscirà soltanto con probabilità 1 meno alfa, 1 meno beta. Quindi questo qui è, in termini probabilistici, quello che si può aspettare il giocatore A di guadagnare, di ottenere dal gioco. Ovviamente il giocatore A controlla soltanto alfa, nel senso che lui che sceglie la probabilità alfa, la probabilità beta la sceglie l'altro giocatore, quindi per lui non è qualcosa su cui ha un controllo. La variabile di controllo del giocatore A è questa probabilità alfa. Adesso che cosa succede? Siccome è alfa la variabile che controlla, raccogliamo i termini in modo da mettere un certo quantitativo per alfa più qualcosa che non dipende da alfa. Svolgendo i conti si trova effettivamente che questa quantità può essere scritta in questa maniera, dove M1 e Q1 sono queste due espressioni. Adesso un po' di algebra, non troppo difficile, diciamo così, si avrà qualche moltiplicazione e qualche raggiungimento a fattore comune, due in più. Perché questo è interessante? Perché vedete, la quantità di greco A di alfa è in termini proprio elementari una retta, se la guardate nel piano alfa-beta. È una retta e il giocatore A vorrebbe avere il risultato più grande possibile scegliendo alfa. Allora, cosa succede? Le rette, tutto sommato, sono degli oggetti non troppo complicati e in particolare quello che ci interessa sarà il coefficiente angolare, il numero che era M1. Allora, che cosa succede? Se il coefficiente M1 è positivo, le rette ovviamente hanno un andamento di quel genere, crescono, diciamo così, cresce di alfa. Se il coefficiente M1 fosse 0, la retta è una retta orizzontale, nel senso l'esito del valore che delle y, dei punti che stanno sulla retta, è sempre lo stesso, indipendentemente da chi sia alfa, mentre invece se M1 è un valore negativo, il coefficiente angolare è negativo, e quindi la retta è una retta inclinata, grosso modo, come nel terzo grafico. Quindi le situazioni possibili sono queste qua. E questo cosa mi dice? Siccome alfa varia tra 0 e 1, quindi devo immaginare che alfa è un intervallo qui sotto, è chiaro che se voglio avere la y, il risultato più grande possibile, nel caso di retta crescente devo scegliere alfa uguale a 1. Nel caso in cui la retta è orizzontale è totalmente indifferente, posso scegliere un qualsiasi alfa, tanto la retta orizzontale non c'è, il risultato sarà sempre lo stesso. Mentre invece quando il coefficiente angolare è negativo, è chiaro che mi conviene scegliere alfa uguale a 0, il valore più piccolo possibile, perché il fatto che il coefficiente angolare sia negativo mi dice che aumentare alfa mi fa scendere il valore. La retta è a inclinazione negativa, diciamo così. Questo qui è abbastanza interessante perché mi permette di definire quella che si chiama, nella teoria dei giochi, la funzione di risposta migliore, di migliore risposta. Precisamente, la scelta che deve fare il giocatore A è 0 se il coefficiente angolare è negativo. Può scegliere qualsiasi cosa se il coefficiente angolare è 0, deve scegliere 1 se il coefficiente angolare è positivo. Quindi questo è quello che gli dice la geometria di Greta. Forse piano cartesiano, diciamo così, la retta sul piano cartesiano. Quindi è chiaro che il giocatore non sa qual è il parametro beta, qual è la scelta di B, però sa qual è la cosa che deve fare se sapesse la scelta di B. Allora, che cosa succede? Il discorso è del tutto analogo per il giocatore B. Si riprende la stessa quantità di prima, dove al posto dei valori A metto i valori B, perché gli esiti per il giocatore B sono quelli con B piccolo, diciamo. E analogamente anche questo oggetto si può scrivere come una retta. E il discorso è attento lo stesso. Anche il giocatore B sa che potrà scegliere 0, 1 o qualsiasi cosa a secondo del coefficiente M2. Allora, che cosa succede? La cosa interessante è questa qui. Queste le scelte delle proprietà alfa e beta, se le guardate, se le immaginate nel piano cartesiano, mi definiscono un punto che è contenuto nel quadrato che ha vertici nel punto 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Quindi il quadrato di lato 1 centrato nell'origine, poggiato sugli assi cartesiani, diciamo così. Le funzioni di risposta mi disegnano, come diciamo sul pochettino, delle spezzate in questo piano cartesiano. E la cosa interessante è che queste spezzate devono per forza di cose intersecarsi.
almeno in un punto, potrebbero anche intersecarsi in più. Comunque la cosa interessante è che tutti questi punti in cui si intersecano in matematica vengono chiamati equilibri di Nash, perché significa che in quel punto in cui c'è l'intersezione la strategia è la migliore risposta possibile al gioco dell'altro per tutti e due i contendenti, perché le due oggetti si incrociano. Questo significa che quella coppia di strategia ha un valore particolare, perché nessuno dei giocatori può fare meglio di quello, almeno se lui da solo cerca di cambiare la sua strategia. Allora, vediamo un attimo per andare avanti. Ho pensato di mettere una foto di Nash. Allora, Nash è famoso per vari motivi. Uno, probabilmente molti di voi hanno visto il film The Beautiful Mind, in cui c'è una versione un po' romanzata della sua vita, diciamo così, e è un bel film. In particolare è uno dei pochi matematici che può vantarsi di aver vinto il premio Nobel. Il premio Nobel in matematica non esiste, però l'ho vinto il premio Nobel in economia, esattamente per la definizione, il teorema che dice che esistono questi equilibri di Nash in un gioco a n giocatori con Nash. John Nash è morto, tra l'altro, da poco, nemmeno un anno fa, con un incidente stradale nel New Jersey. Va bene. Allora, comunque, vediamo un pochettino. Adesso abbiamo fatto un po' di teoria, capisco anche che, senza fare i conti per bene sul foglio, uno deve essersi un po' sperduto, diciamo così. Però vediamo adesso di analizzare un caso interessante. Allora, si parla spesso di colombe contro falchi. Allora, vediamo un pochettino di dargli una connotazione di carattere biologico. Allora, supponiamo di avere una popolazione in cui gli elementi, gli individui della popolazione si contendono una qualche risorsa, un habitat migliore di un altro, oppure quella che viene chiamata la fitness per conquistare elementi dell'altro sesso, diciamo così, fate voi quello che vedete. Comunque c'è una certa risorsa che è contesa dagli elementi di questa popolazione. Ovviamente gli animali contendono questa risorsa e sono disposti, diciamo così, in maniera figurata, a venire dalle mani, a fare un combattimento per ottenere questa risorsa a scapito dei suoi dei contendenti. Come in tutti i combattimenti c'è un pericolo insito, nel senso che faccio un combattimento e potrei farmi male, il che è dannoso, mi avvicino, potrei morire, non so, potrei fare rimanere in vaio. Quindi c'è un danno, in particolare c'è una certa risorsa che è quella che mi interessa e c'è un danno che potrebbe essere potenzialmente anche molto pericoloso, diciamo così. Allora, cosa succede? Il gioco in questione è fatto così. Se si incontrano due colombe, colomba è l'atteggiamento non aggressivo, quindi di fatto non voglio combattere e lo dimostro apertamente col mio atteggiamento. Allora, se si incontrano due colombe, tipicamente la risorsa viene spartita in maniera equa e quindi ognuno dei due contendenti ha R mezzi. La risorsa è R, quindi R mezzi sarà un accordo tra i due. Se si incontra invece una colomba e un falco, quello che è l'esito è che la colomba ha paura dall'atteggiamento aggressivo, viene spaventata dall'atteggiamento aggressivo del falco e quindi si ritira lasciando tutta la risorsa al falco. Quindi il falco avrà come esito R, la colomba 0, perché se n'è andata. La cosa rischiosa è che si incontrino due falchi. Entrambi si mostreranno aggressivi, nessuno dei due retrocede e quindi danno luogo a un combattimento e in media entrambi avranno un danno. È chiaro che un danno ce l'hanno di due, però volendo fare un ragionamento sull'intera popolazione, quello che è nell'intera popolazione è che il danno viene ripartito da tutti quanti, diciamo così, facciamo un discorso di media statistica, se preferite, e quindi tipicamente c'è un certo danno che va a distribuirsi dentro la popolazione. Allora, cosa devo fare in un gioco del genere? Voglio costruire quelle spezzate che vi dicevo prima, quei grafici di migliore risposta. Allora, che cosa succede? La funzione Y di alfa ha questa forma. Si tratta semplicemente di sostituire i vari coefficienti a 1, 1, 1, 2, a 2, 1, a 2, 2, prendendoli dalla matrice che ho scritto prima. E viene quindi un'espressione ben precisa in cui si vede che il coefficiente angolare, che è questa parte qui, ha un fattore che è positivo, quindi questo non influenza. Quindi quello che fa cambiare il segno è soltanto questa parte qui dentro. Quindi se il coefficiente angolare è positivo, negativo o nullo, dipende da beta, da d grande, r grande e da 1. Allora, cosa succederà? Il coefficiente angolare è positivo, quindi è qui, soltanto se beta tra virgolette è piccolo, è sotto quella soglia. Questo coefficiente angolare sarà invece nullo
soltanto se beta è esattamente uguale a R fratto R più D, e invece questo coefficiente angolare sarà negativo se invertite la disuguaglianza lì nell'ultima parte, oppure se guardate un po' più in basso sulla lato, insomma, dipende se riuscite a leggere tutto quanto bene. Allora, questo mi permette di costruire le funzioni di migliore risposta. Vedete, se beta è piccolo, quindi beta è piccolo significa che sto qui sotto, beta è la ordinata in questo piano, allora qual è la risposta che deve avere il giocatore A, quindi alfa? Deve scegliere alfa uguale a 1 e quindi ho questo pezzo verticale. In questo punto beta vale esattamente R fratto R più D. Questo qui è il valore che azzera il coefficiente angolare. A quel punto so che alfa può essere qualsiasi e quindi vanno bene come risposta un numero qualsiasi tra 0 e 1, quindi ho questo segmento orizzontale. Quando invece beta è sopra questa soglia, la migliore risposta possibile per il giocatore A è scegliere alfa uguale a 0 e quindi ho questo segmento. Quindi il grafico di quella funzione di risposta per il giocatore A è questa spezzata. Quest'altra spezzata invece è il grafico che si ottiene come migliore risposta per il giocatore B. Come vedete, il tramite di hash qui viene verificato abbastanza facilmente, esistono addirittura tre punti in comune, che sono i cosiddetti tre equilibri di hash. Dal punto di vista della biologia ce n'è uno che è particolarmente interessante, puoi immaginare, che è quello che non sta sugli assi, quello lì in mezzo, diciamo così, quello che ha coordinate R fratto R più D, R fratto R più D. Perché mi dice sostanzialmente una cosa interessante. Quell'equilibrio dà grosso modo quant'è la percentuale in una popolazione biologica di animali di qual è la percentuale della popolazione che adotta la strategia falco. Notate che R fratto R più D è un numero più piccolo di 1, perché D è una quantità positiva, quindi effettivamente è una percentuale e indica bene una frazione dell'unità, diciamo così. Quello lì indica appunto quant'è la probabilità che si incontrino, se volete, due falchi, o quant'è la percentuale della popolazione che gioca la strategia falco. La strategia falco è quella potenzialmente pericolosa, perché se incontra un altro falco rischio di venirne danneggiato. E infatti cosa succede? Siccome il quoziente era R fratto R più D, più D è grande, più questa frazione è piccola. Tende a zero se D diventa molto molto grande. E questo qui è una situazione molto interessante, questa qui, perché spiega dal punto di vista della teoria dei giochi perché statisticamente si verifica una cosa semplice: nelle popolazioni biologiche più il combattimento è pericoloso, meno gli animali tendono ad essere aggressivi e ad andare veramente in uno scontro. Per esempio, diventa nelle popolazioni di animali piccoli in cui non c'è grosso pericolo di un eventuale scontro, ci sono una percentuale molto elevata di componenti aggressivi. Le popolazioni di animali grandi, che ne so, per esempio il cervo, in cui potenzialmente lo scontro è anche mortale, perché con le corna potrebbe ferire in maniera seria il suo avversario, gli scontri sono estremamente rari, perché il rischio è più alto. Questa piccola osservazione è dovuta a un altro premio Nobel, che si chiama Maynard Smith, che è uno dei primi che ha applicato la teoria dei giochi a degli studi in un certo senso sociali. Dei giochi adesso ha un notevole campo di applicazione oltre che in economia, sull'etologia, sullo studio del comportamento animale e anche sugli studi sociali, quindi dall'interazione tra singoli o popolazioni o parti di popolazione. Vediamo un altro caso, giusto per capire un pochettino come funziona questo gioco. Allora, in questo gioco supponiamo che la polizia abbia arrestato due malfattori e li ha sorpresi in flagrante a fare qualcosa non di particolarmente serio, però sospetta che entrambi abbiano fatto un crimine molto più grave. Allora, come si vede nei tre film, li mette in due stanze separate e li interroga separatamente. E cosa propone? Propone entrambi i giocatori, entrambi i malviventi, che sono i giocatori, in questo caso la seguente scelta: possono o tacere o denunciare, collaborare confessando. Se confessano di aver fatto il crimine insieme all'altro, cosa succederà? La colpa viene addossata interamente all'altro e loro sono scagionati, escono puniti, diciamo così. Mentre invece se tacciono, ovviamente non gli può essere incriminato nulla, perché non sono stati sorpresi per una piccola cosa. E questa cosa è stata proposta a tutti e due. Ovviamente quello che succede è che se entrambi confessano,
entrambi vanno in galera perché non c'è più questo fatto, uno ha confessato mentre l'altro no, e quindi nessuno dei due è probabilmente un collaboratore di giustizia, diciamo così. La bimatrice legata a questo gioco è esattamente questa: se entrambi tacciono, si beccano poco come punizione, facciamo uno. Se uno tace e l'altro confessa, quello che ha confessato viene scagionato, mentre l'altro si becca una punizione molto più impegnativa. Se entrambi confessano, entrambi verranno, si ripartiranno la pena più seria e equamente, diciamo così. Ok, questo qui è un gioco molto famoso, e un'analisi fatta in termini di funzioni di migliore risposta, quello che abbiamo appena visto prima, porta a questo grafico. Vedete, nuovamente c'è un punto di intersezione tra i due grafici che è esattamente l'origine. Quindi entrambi i giocatori giocano la prima loro scelta con probabilità zero. Significa che fanno sforzatamente la seconda scelta, che si entrambi confessano, e quindi entrambi si fanno 5 anni di galera in tanto. Questo perché? Beh, perché un semplice motivo che è insito nel fatto che il gioco è non cooperativo. È chiaro che da un certo punto di vista, se voi sommate le due entrate, ma è chiaro che quello che collettivamente è il danno minore sta qui sopra. A entrambi conviene tacere, stare zitti, si fanno un po' di prigione, poca, e poi escono. Però che cosa succede? Che in questo caso entrambi i giocatori hanno la tentazione forte di denunciare il loro collega e di avere il loro zero, essere totalmente scagionati, e di addossare una grossa colpa all'altro. Siccome la teoria dei giochi prevede una non cooperatività e cerca il meglio per il singolo gioco, questo mi dice che i giochi non cooperativi prevedono che entrambi confesseranno, addossando un'altra colpa, e quindi l'esito finale sarà questa qui. Che non è detto che fosse direttamente la scelta migliore. Questo è perché? Perché questa tipologia di giochi non è permessa la cooperazione, come dicevo prima. Un ultimo gioco che volevo farvi vedere è quello che va sotto il nome di letteratura della battaglia dei sessi. Parla di due persone, Giulietta e Romeo, per fare un po' di temi classici, che vogliono uscire insieme, hanno piacere di stare insieme, però hanno dei gusti un po' differenti. Romeo vuole andare allo stadio per le partite di calcio, mentre invece Giulietta preferisce andare a fare shopping al centro commerciale. Allora, cosa succede? Questo tipo di comportamento può essere modellato in questa maniera. Vedete, se entrambi vanno a fare shopping, scelta S, cosa succederà? Entrambi ricevono qualcosa, sono contenti del fatto di stare insieme. Però Giulietta è un po' di più, perché oltre a stare insieme a Romeo fa anche shopping. Se entrambi vanno alla partita di calcio, entrambi sono contenti perché stanno insieme, quindi il loro essere è positivo, però lo è di più Romeo perché vede la partita di calcio. Se invece fanno scelte diverse, nonostante vadano dove magari volevano, il loro esito è zero perché non sono in compagnia delle loro anime gemelle, e questo è peggio che fare la loro attività preferita. Se riscriviamo nuovamente le funzioni migliori risposte, teniamo le spezzate anche in questo caso, otteniamo questa figura. Vedete, anche in questo caso abbiamo tre equilibri di Nash. Allora, cosa sono? I 2, 0, 0 e 1, 1 significa che i due vanno sempre dalla stessa parte, o sempre a fare shopping o sempre a fare calcio. Quindi, in un certo senso, uno dei due ha deciso di sacrificare alla causa comune i suoi gusti personali. Si noti che in quel caso uno dei due giocatori prende sempre 2 e l'altro sempre 1 in termini di soddisfazione, ammesso che sia possibile quantizzare la soddisfazione, diciamo così. La scelta di mezzo, un terzo e due terzi, dice semplicemente che i giocatori, come normalmente si tirano un dado, e che ne so, con i numeri 1 e 2 fanno una scelta, con i numeri 3, 4, 5 e 6 fanno l'altra scelta, una vale un terzo, una due terzi, di possibilità di uscire. La cosa interessante è che quello lì ha anche un equilibrio di Nash dal punto di vista delle strategie viste, però ha un piccolo difetto, vediamo se riusciamo a capirci. Allora, che cosa succede? Un terzo è la probabilità di Giulietta di andare a fare shopping, e due terzi invece la probabilità di
sì, sempre Tirumeo di fare la scelta shopping, la parola che si chiede è la probabilità. Allora, cosa succede? In questo caso avrò che Giulietta ha soddisfazione 2 per un terzo e come si chiama? Invece il nostro amico Romeo avrà 1 per due terzi. Poi, in un certo restante numero di casi, si imbeccano tutti e due al calcio, perché giocano appunto con termini probabilistici, e in un certo numero di casi non si incontreranno, perché giocando in termini probabilistici la possibilità di incontrarsi sarà legata ai fattori un terzo per due terzi sostanzialmente. Cioè la cosa che succede in questo caso è che in questo qui è un equilibrio di Nash, però il guadagno in termini di soddisfazione per entrambi sarà sensibilmente più basso che se mettono da parte i loro gusti e decidono di accordarsi. Adesso questo qui vedo un piccolo conticino, ma ve lo risparmio. La cosa interessante è esattamente questo qui. Se volete, con questo che volevo un pochettino concludere, una strategia di questo genere non va scelta in maniera non cooperativa, visto che dovrebbe essere esattamente il contrario. Ok, allora io mi fermo qui e sono a disposizione di eventuali domande. Non ne so molto, però ho letto che la teoria dei giochi viene c'è un bel libro, un po' impegnativo e ovviamente specialistico, che proprio prende la teoria dei giochi e la applica a economia e a studi di guerra, diciamo così. E sì, quello che so è durante la guerra fredda, nel periodo degli anni 70-80, il governo sia statunitense che quello russo all'epoca sovietico avevano vari esperti in teoria dei giochi che conducevano un pochettino le loro scelte, perché è chiaro che in caso di una guerra termonucleare di fatto nessuno, diciamo così, nessuno rimane a godere della vittoria uno dell'altro schieramento. Quando ho fatto il progetto della scientifica a settembre ho terminato proiettando, non so se lo ricordate, la spezzone finale del film War Games, un film degli anni 80, in cui c'era un computer che si interveniva del computer del Pentagono e voleva mandare, voleva attaccare l'Unione Sovietica, e alla fine riesco a convincerlo perché lui la gioca per finta la guerra e simulando tutte le possibilità vede che di fatto nessuno vince, e quindi il computer alla fine impara la lezione. Okay, il film aveva un chiaro intento pacifista, diciamo, e si anche un po' realista. Sì, assolutamente. Visto che i tempi di guerra sembrano tornare, forse pochi per pochi esperti di teoria dei giochi fanno da consiglieri di questo. Guarda, è interessante la forte differenza che c'è tra l'ottimo e il secondo pareto, diciamo, quindi la parte dell'ottimo per il generale, diciamo, se ci fosse una cooperazione, è quella che poi di fatto è la scelta che poi l'equilibrio esce, che è quella che molto probabilmente ci auspichiamo dal gioco. Anche questa forte differenza che faceva vedere in particolare il dilemma del prigioniero, che poi quello di solito è proprio il caso standard che per la prima lezione delle dei giochi uno bisogna far vedere, ti dà proprio un esempio. Poi l'altra parte molto magari interessante è quella sul passaggio dalla strategia, quella appunto dal gioco monotornata a quello più volte ripetuto, soprattutto nella parte che veniva fatta vedere dei giochi a somma zero, che erano appunto questi in cui sia la persona, cioè chi vince paga praticamente l'altro, cioè chi perde paga praticamente l'altro la medesima cifra, e quelli sono molto interessanti perché tra l'altro sono tre luoghi su cui si riesce anche a dimostrare questa parte di Nash, su cui appunto è in astrazione, perché non è detto che ci sia sempre l'equilibrio di Nash, molto spesso ci sono delle casistiche per cui cioè non,
delle tipologie di gioco per cui non c'è quell'SM0, se non sbaglio lo garantiscono, mentre gli altri no, non sempre. Allora, l'impatto di Nash prova che se il gioco è non cooperativo, con un numero di giocatori finito e un numero di scelte finito, adesso non ricordo se le strategie non devono essere nello stesso numero del numero di giocatori, devono essere che lo stesse per tutti i giocatori, allora l'equilibrio di Nash ce n'è almeno uno, potenzialmente anche più di uno come penso in alcuni di questi casi. Tutt'altro è un tema che in realtà hanno già dimostrato von Neumann e Morgenstern in un libro più precedente, però lui ha fatto una dimostrazione più semplice, diciamo così, è basata su questo concetto della miglior risposta, mentre invece von Neumann ha fatto una dimostrazione un po' più astratta in un certo senso. E la cosa interessante che lui ne esce, che si deve bene che si dà la miglior risposta, è la seguente cosa. Quando sto su quella strategia, non mi conviene assolutamente cambiare, perché se io provo a muovermi da solo, vado sempre peggio. Quindi non posso migliorare la mia situazione, il mio esito, senza la collaborazione dell'altro. In un gioco non cooperativo non posso aspettarmi che l'altro mi aiuti in qualche maniera. E quindi sono creati equilibri per questo motivo, perché se provo a discostarmi vado peggio e quindi non mi discosto da questo comportamento. Anche se, per esempio, come il caso qui di Giulietta e Romeo, sembra molto più convenienti gli altri due equilibri per entrambi i giocatori. Questo in un certo senso di mezzo è più equo, perché tutti e due prendono meno e prendono la stessa quantità. Gli altri due, c'è uno dei due che prende di più perché fa la cosa che più gli piace, che è, come dicevo, sono anche ottimi, no? Secondo parere, sì. Ovviamente questo qui è più vedere un'ottica non cooperativa, non è troppo sensato, diciamo. Una coppia dovrebbe esserci un po' di cooperazione, no? Non dico chissà quanta, un minimo almeno. Ci fossero tre giocatori? Sì. E uno può decidere di collaborare o non collaborare con gli altri due giocatori? Allora, ci sono, diciamo così, se, quando il gioco c'è l'aggettivo non cooperativo, tutti fanno la storia a sé. Quando invece la rete dei giochi è molto estesa e ramificata, sono degli studi in cui invece vanno questi giochi in cui i giocatori possono fare delle coalizioni, un po' come può succedere in giochi tipo Green Risico, Clash of Clans, non so, cose del genere, no? In cui un certo gruppo si accorpa e magari combatte contro gli altri. Sono dei giochi in cui è possibile coalizzare alcuni giocatori contro altri che si coalizzano e così via. E lì la teoria diventa molto più complicata, tra l'altro, come diceva Diego, esistono altre nozioni di ottimo. Lui ha citato l'ottimo di parete, cioè l'ottimo di Strackenberg in altre situazioni, e quindi a secondo della tipologia del gioco la situazione si può complicarsi o meno, e spesso gli strumenti anche matematici che si usano sono molto differenti. Questo qui si presta bene perché è nel piano che si visualizza bene, si tratta di dare di fatto due spezzate, si cresce anche perché devono incrociarsi necessariamente, perché vanno da una parte della diagonale all'altra, quindi per forza si devono toccare da qualche parte. Ovviamente quando uno avesse tanti giocatori